È bellissimo questo invito che Giacobbe fece ai figli e che percorrendo la storia giunge fino a noi. Radunatevi, ascoltate, ascoltate vostro padre. Ascoltare significa accogliere e condividere quello che è l'effusione d'amore perché la storia possa qualificare nuove eventi per nuove emozioni, non solo umane, ma soprattutto teologico-spirituali. Questa mattina Matteo ci presenta la genealogia di Gesù, figlio di Davide, figlio di Abramo. Ecco, bastano questi due nomi per capire il senso, perché Gesù discende da Davide e Davide discende da Abramo, l'eletto da Dio, il padre della fede. Perché tutti questi nomi che potrebbero essere quasi un elenco arido, noioso, e invece non lo è, cari fratelli e sorelle, perché ogni nome racconta una storia che noi non conosciamo. Conosciamo la storia soltanto di alcuni personaggi come Abramo, Isacco, Giacobbe, Giuda, ma tanti altri non li conosciamo. E non tutti raccontano una storia di grazia, una vocazione guidata da Dio. Naturalmente ci sono stati anche momenti di grande fragilità, ma ci sono nomi dove il peccato ha regnato tranquillo, devastante. Ci sono nomi di grande significato e nomi quasi, tra virgolette, privi di significato, anche se ogni storia, cari fratelli e sorelle, presenta un bagaglio di esperienze, anche tristi, ma sempre esperienze di vita. Questo a dimostrare che Dio scrive la storia senza escludere nessuno. Traccia un itinerario che vada sempre a sollevare l'uomo dalla sua miseria per portarlo alla grazia, alla gioia, alla dignità sacramentale di figli di Dio. Ma questa genealogia che viene così divisa in 42 generazioni ci insegna non tanto il profilo storico quanto la sostanza teologica, perché il Dio Padre ha voluto promettere e portare a compimento, prometta ad Abramo e porta a compimento in Gesù il suo progetto di salvezza. Quale significato assume per noi questa genealogia? Anzitutto l'universalità. Ci sono 4 donne che non sono ebrei. Allora, il Dio vuole l'universo umano intero salvo, non soltanto il popolo ebreo. E anche Gesù viene a portare l'universalità della salvezza, non soltanto per il popolo ebreo. Ma c'è anche un altro insegnamento che esce da questa genealogia,
e cioè andare a ripercorrere anche la nostra vita, dal momento in cui noi siamo stati portati al fonte battesimale e portare così a compimento il progetto di salvezza che Dio ha tracciato per ciascuno di noi. Ripercorrere la nostra vita significa andare a rintracciare, a cercare questo Dio che ha voluto stabilire con noi un dialogo di abbracci, di tenerezze, di esortazioni, di misericordia, come per Abramo fino a Gesù. Ha cercato Dio sempre l'uomo dal momento in cui gli ha voltato le spalle col peccato. Lo ha cercato perché è padre, perché è madre, e continua a cercarlo, come continua a cercare noi quando deviamo dai suoi sentimenti e dalle sue vie, dai suoi pensieri. E allora è bello, fratelli e sorelle, sentirsi questa mattina abbracciati nonostante il freddo, anche proprio perché fa freddo. Il Signore ci stringe ancora al suo petto per riscaldarci col suo amore. Essere riscaldati dall'amore di Dio è veramente meraviglioso, perché ritroviamo il senso di famiglia, ritroviamo l'effusione dello Spirito Santo, ritroviamo la coerenza battesimale, ritroviamo il coraggio e la pastorale della nostra vocazione e ritroviamo anche in noi i germogli della profezia, di quella profezia che significa testimonianza, che inizia e porta il suo compimento in chi accoglie il messaggio che con umiltà, mansuetudine, ma coraggio trasmettiamo attraverso la carità. È straordinario questo invito che noi abbiamo trasfigurato in preghiera, come viene proposto: venga il tuo regno di giustizia e di pace. Bisogna mettere giustizia e pace nella nostra vita, cari fratelli e sorelle, e dobbiamo affidarci al Signore che noi dal 17 al 23 vediamo e contempliamo come sapienza dell'Altissimo, che dispone tutto con forza e dolcezza e viene ad insegnarci la via della salvezza. Ecco il significato, sia pure in sintesi, di questa liturgia della parola che oggi il Signore ci pone sulla mensa dell'Eucaristia. Una parola che ci chiama a collaborare, ma per essere buoni e credibili collaboratori dobbiamo prima lasciarci purificare, arricchire. Dobbiamo far sì che la parola di Dio diventi in noi Gesù Cristo, concreto, non rituale, in modo da vivere con Lui il sogno del Padre suo e Padre nostro che è nei cieli.